Che un cambiamento del clima sia in atto è ormai sotto gli occhi di tutti e che per la maggior parte sia imputabile alle azioni dell'uomo, nessuno può negarlo. Rispetto a 150 anni fa le temperature si sono innalzate di 1,1 gradi centigradi a causa dell'aumento dei gas serra, in particolare anidride carbonica e metano prodotti dall'attività umana. Secondo un report dell'Istat che ha preso come riferimento l'anno 2020, proprio 2 anni fa in Italia le precipitazioni annue sono state di 661 mm, classificandolo insieme al 2011 come l'anno meno piovoso. Inoltre la temperatura media è stata di 16,3 gradi centigradi, in aumento di 0,3 gradi sul decennio 2006-2015. E a livello globale la situazione non è certo migliore, anzi. Per analizzare le cause e quali potrebbero essere gli scenari futuri se non avverrà un cambio di rotta urgente, abbiamo contattato il professore Giuseppe Torri, originario di Borgo San Giacomo, nel Bresciano, che dopo anni passati a studiare la fisica delle particelle elementari a Londra, durante un tirocinio a Boston, ha iniziato ad interessarsi alla fisica dell'atmosfera e delle nuvole, per poi studiare i climi tropicali all'Università delle Hawaii, dove attualmente insegna nel Dipartimento Scienze Atmosferiche. Nonostante il cambiamento climatico abbia delle notevoli ricadute sociali, lo studio del tempo atmosferico è una disciplina abbastanza recente e restano ancora molti gli aspetti che i ricercatori devono comprendere meglio. A livello globale, noi ormai siamo in un periodo di riscaldamento, che dura più o meno da 100-150 anni circa. E peraltro ci terrei a sottolineare che i primi a suonare la campanella d'allarme per il riscaldamento globale furono degli scienziati all'inizio del Novecento, quindi è un tema che si conosce da tanto tempo. La situazione attuale è quella in cui le temperature medie sono aumentate rispetto a quello che era la climatologia in epoca preindustriale. Le temperature dei mari sono anche aumentate, ci sono alcuni mari come ad esempio il Mar Mediterraneo o il mare nel Golfo del Messico, che hanno temperature molto alte, e questo provoca eventi meteorologici estremi di grande importanza. Nel Mediterraneo i cosiddetti Medicane, che non sono propriamente provocati dal cambiamento climatico, ma sono esacerbati dalle alte temperature del mare, e nel Golfo del Messico ha portato a un'intensificazione degli uragani che colpiscono quella zona del mondo. Stiamo vedendo un aumento del livello dei mari un po' in varie città costiere, in varie isole, come ad esempio qua le Hawaii, giusto per parlare un po' del posto qua. Quindi insomma è una situazione abbastanza seria, e tutto questo poi con un contorno di vari eventi meteorologici estremi che colpiscono diverse zone del pianeta in diversi momenti, per cui temporali pazzeschi nella bassa padana, piuttosto che incendi boschivi a metà dicembre in Colorado, causati da venti particolarmente secchi e particolarmente caldi, cose che prima non è che non accadessero, per carità di Dio, però accadevano con una frequenza sicuramente minore rispetto a quello che vediamo oggi. A livello globale la causa è il fatto che l'emissione di certi gas nell'atmosfera trattiene, tra virgolette, il calore che la Terra emetterebbe naturalmente verso lo spazio, calore che viene assorbito dal Sole e che la Terra riemette. Modificare la concentrazione di certi gas, come l'anidride carbonica, il metano e via dicendo, ha un effetto su quanto calore la Terra riesce a riemettere nello spazio. Il calore che non viene riemesso viene trattenuto nell'atmosfera. Questo a livello globale. La temperatura del mare più elevate portano a una intensificazione degli uragani nel Golfo del Messico, una maggiore temperatura al suolo nei pomeriggi d'estate porta a temporali più severi, temporali più intensi anche nelle zone della bassa padana. Quindi a livello globale le cause sono l'aumento di certi gas serra. A livello locale poi dipende un po' quelle che sono le dinamiche che influenzano una particolare regione. Anch'io ho sempre avuto l'immagine soprattutto del Polo Nord, come questo ambiente completamente bianco, puro e intatto. Se guardiamo i dati che sono stati raccolti negli anni recenti degli inquinanti che ci sono nell'atmosfera, in realtà l'atmosfera dell'Artico è un'atmosfera inquinatissima.
un po' dovuta alle raffinerie di petrolio che ci sono alle alte latitudini come in Alaska, ad esempio, ma un po' dovuta anche alla circolazione atmosferica che butta tutti gli inquinanti che vengono emessi nelle latitudini come quella dove sta l'Italia, che vengono poi questi inquinanti vengono trasportati verso il Polo Nord. Quindi l'atmosfera nel Polo Nord è sporchissima da questo punto di vista, sicuramente molto più sporca rispetto a quanto pensassi io da bambino. E stiamo vedendo purtroppo che soprattutto al Polo Nord, al Circolo Polare Artico, stiamo vedendo dei tassi di riscaldamento che sono 2 o 3 volte superiori a quelli che avvengono invece alle nostre latitudini. Quindi il Circolo Polare Artico si sta riscaldando molto più in fretta rispetto alle nostre latitudini, e questo, anche se noi pensiamo al Circolo Polare Artico come una zona estremamente remota, però in realtà tutta l'atmosfera terrestre è un po' connessa, per cui il feroce riscaldamento al Polo Nord avrà sicuramente delle ricadute anche alle nostre latitudini. Uragani, tornado, inondazioni sono eventi che chi vive in Lombardia spesso ha solo visto nelle cronache che arrivano da altre latitudini. Eppure il 19 settembre 2021, una calda domenica pomeriggio si è trasformata in una giornata tragicamente immemorabile. 7 tornado si sono abbattuti in un solo giorno in pianura padana. È stato un evento che ha, diciamo, infranto i record precedenti per quanto riguarda i fenomeni estremi. Io quando ero bambino mi ricordo che tipicamente sul finire dell'estate ogni tanto c'era qualche grandinata, si sentiva parlare di qualche tromba d'aria ogni tanto sul lago di Garda. Però con questa frequenza sicuramente è qualcosa che non abbiamo visto prima, o che comunque in anni recenti, insomma, con cui non abbiamo esperienza negli anni recenti. Va detto, giusto per fare, insomma, qualche caveat importante, va detto che sicuramente la nostra capacità di osservare questi fenomeni è migliorata negli anni, quindi sicuramente noi oggi ne vediamo di più, anche perché abbiamo gli occhi più aperti, diciamo. Però 7 tornado in un giorno, peraltro tornado anche di intensità molto forte, sono qualcosa che non abbiamo visto prima, e devo dire che fa un po' specie, visto che io sono abituato a lavorare con dei casi che sono accaduti in Texas, in Oklahoma, e nelle grandi pianure degli Stati Uniti, dove i tornado sono di casa di fatto. Diciamo, le grandi pianure sono la zona del mondo che ha una maggiore frequenza di tornado. Sentire di tornado a Manerbio piuttosto che a Chiari o in altre zone della bassa fa tutto sommato un po' specie, ecco. Nella regione dell'Europa mediterranea, la pioggia è destinata mediamente a calare, portando a periodi di siccità più intensi e duraturi, a cui potrebbero seguire bombe d'acqua con conseguenti piene improvvise e temporali severi. Le previsioni del famoso IPCC, che è questo gruppo di scienziati che fa periodicamente dei rapporti sullo stato del clima e cerca un po' di fare la sintesi delle ricerche più attuali del clima, prevedono una siccità che continuerà e che verrà esacerbata per l'Italia e per le nostre latitudini negli anni futuri. Per cui purtroppo i fiumi che sono un po' secchi, i laghi che sono smunti, purtroppo pare che, insomma, continueranno in questo modo per gli anni futuri, il che non vuol dire che non possano comunque accadere fenomeni particolarmente intensi, temporali o piogge. In media, anche nelle nostre zone, che sono pure geograficamente circoscritte, però se noi pensiamo sull'arco di un anno, le precipitazioni in media sono destinate a calare negli anni futuri, diciamo. I terreni, insomma, come tutti i terreni, anche i campi della bassa hanno una capacità limitata di assorbire l'acqua che viene, insomma, che cade dal cielo, per cui il fatto che si vada a accumulare una fortissima instabilità sull'arco di tanti giorni, questa instabilità poi venga rilasciata improvvisamente e questo provochi poi quelle che si chiamano in gergo delle bombe d'acqua, questo poi provoca di fatto delle piene improvvise che spesso possono essere pericolosissime. Noi forse siamo abituati ancora a pensare insomma, su scale molto piccole, ma ormai è un mondo completamente connesso e globale al 100%, per cui quello che può accadere
quello che può accadere in una zona particolare con l'agricoltura poi ha un'influenza su tutto il resto, diciamo. Ma un po' come stiamo vedendo in questi giorni, tutto il dibattito che viene fatto in questi giorni con la guerra in Ucraina, sulle fonti energetiche, ad esempio, per cui l'energia che viene prodotta in una determinata parte del mondo poi ha delle conseguenze importantissime su come gestiamo determinate crisi. E diciamo, un tema legato al cambiamento climatico e alla guerra in Ucraina è il fatto che ora si comincia a parlare molto di più di energie rinnovabili e di come le energie rinnovabili, come il solare e l'eolico, che ancora stentano a prendere il volo in Europa e in America, però possono essere una chiave per risolvere alcuni temi, insomma, di sicurezza energetica che stiamo affrontando in questo periodo, ecco, oltre a essere qualcosa che dovremmo adottare per cercare di limitare le emissioni di CO2. I cambiamenti climatici stanno anche disegnando nuovi scenari dal punto di vista geopolitico, in particolare per quello che riguarda l'agricoltura. Un esempio è quanto successo lo scorso anno in Canada. La siccità e le successive inondazioni hanno reso difficile la coltivazione e distribuzione del grano, facendo schizzare il prezzo alle stelle e mettendo a rischio la produzione di pasta. La natura, secondo me, non si sta nemmeno ribellando, semplicemente risponde a quelli che sono stati dei cambiamenti che sono stati imposti dall'esterno, e la natura, come insegnano i vulcani e i terremoti, risponde non curandosene di chi, insomma, di chi c'è intorno, per cui diciamo, l'atmosfera risponde come ha risposto in passato nelle ere glaciali, risponde a stimoli esterni senza curarsi più di tanto se per terra ci stanno i trilobiti, i mammut o gli uomini. Per quanto riguarda quello che potremmo fare, io credo che l'adozione di energie rinnovabili, di fonti di energie rinnovabili, sia qualcosa che dovremmo abbracciare sempre di più. L'Italia produce, insomma, ha tantissima potenziale per il solare, ad esempio. Il Nord Europa ha un potenziale enorme per l'eolico. Penso che ora sia veramente arrivato il momento di cominciare a investire seriamente su queste cose. A livello, diciamo, di vita personale, di vita individuale, una delle cose che incide molto sul cambiamento climatico e sulle emissioni è purtroppo il consumo di carne. Ridurre, essere un po' più attenti al consumo di carne potrebbe essere un ottimo modo per aiutare a ridurre le emissioni, ad esempio. Però devo dire, per quanto riguarda l'uso della macchina, dell'aereo, dei mezzi di trasporto e l'uso del riscaldamento, dell'aria condizionata, gli europei tutto sommato non si comportano troppo male, ecco, rispetto ad altri come gli americani. Proprio devo fare la Cassandra della situazione, gli scenari futuri sono, diciamo, sono tantissimi, con diversi gradi di probabilità, ovviamente. Uno scenario abbastanza probabile è che il riscaldamento globale continuerà ad aumentare imperterrito, per cui noi oggi stiamo cercando di lottare per mantenere il riscaldamento al di sotto della soglia del grado e mezzo. Quindi limitare l'aumento di temperature globali di un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale. Se non verranno prese misure, però si andrà oltre i 2,5 gradi, oltre i 3 gradi, e a quel punto purtroppo diciamo, le dinamiche locali in varie zone del mondo potranno dare origine a fenomeni meteorologici veramente estremi che non abbiamo quasi mai visto. Ci tengo a precisare che quando noi parliamo di 1,5 gradi, 2,5 gradi, questi sono aumenti in media, e quando noi pensiamo a un aumento di 1,5 gradi, tutto sommato non sembra così male. Va detto però che un aumento di 1,5 gradi ha delle ripercussioni molto più accentuate sugli eventi estremi. Per cui se la media aumenta di 1,5 gradi, cioè se il centro della distribuzione aumenta di 1,5 gradi, i fenomeni estremi possono aumentare molto di più. Per cui, ad esempio, le ondate di calore potrebbero aumentare di 5-6 gradi. Per cui pensate oggi le giornate caldissime di luglio nella Bassa Padana, che già sono più calde di quello che mi ricordo io quando ero bambino. Immaginatevi di stare nella Bassa Padana con l'80% di umidità, con un'afa pazzesca e con 40 gradi per magari 2 settimane.
Il corpo umano riesce ad abituarsi con qualche accorgimento a cambiamenti lenti nella media, ma non riesce ad abituarsi a eventi estremi, anche di breve durata, però aumenti di 5, 6, 7, 8 gradi per 2 settimane nel mezzo di luglio provocherebbero purtroppo tantissime morti. Morti non di persone che sarebbero decedute a causa delle temperature molto alte, però persone ad esempio molto fragili che hanno già delle comorbidità, delle condizioni pregresse e per le quali però l'aumento di temperatura sarebbe veramente fatale. Ultima cosa che volevo dire è che ci sono alcuni giorni al circolo polare artico in cui abbiamo osservato temperature che sono 20-30 gradi al di sopra della media, che al circolo polare artico vuol dire che invece di essere meno 30 gradi sotto zero ci sono le temperature di 0 gradi. Però ecco, pensiamo alle nostre latitudini, cosa potrebbe essere un giorno con 30 gradi al di sopra della media. Questo alle nostre latitudini sarebbe improbabile, ci tengo a dirlo prima di causare panico in massa. Però ecco, cominciamo a pensare a quello che potrebbero essere, insomma, a come potrebbero essere peggiorate giornate freddissime o caldissime da sbalzi improvvisi di temperature che non abbiamo visto prima. Dal punto di vista scientifico, se posso permettermi una metafora, spero che non sia troppo azzardata, però sembra di stare a febbraio del 2020, quando stava cominciando l'ondata di Covid proprio dalle nostre parti, nel Bresciano, nel Cremonese, nell'Odigiano e nel Bergamasco, e vedere quello che i dati suggerivano potesse accadere e cercare di avvisare le persone a stare un po' più, insomma, a stare attenti, a cominciare a prendere delle contromisure. Ecco, non stiamo ancora vivendo con le conseguenze più estreme dei cambiamenti climatici, ma se noi non ci muoviamo a fare qualcosa, a cambiare anche di poco, però in maniera consistente, il nostro stile di vita, a ripensare alcune cose come dove prendiamo l'energia, come consumiamo l'energia e quanta ne consumiamo, purtroppo, insomma, ambientalisti o no, attivisti o no, purtroppo poi dovremo vivere con le conseguenze. Studio fenomeni di vario genere che riguardano soprattutto i tropici. Una delle cose che possiamo imparare dallo studio dei fenomeni atmosferici è come tutte le zone del pianeta, per cui i tropici, le medie latitudini dove sta l'Italia e l'Artico, siano in qualche modo connesse. Per cui una delle cose che secondo me più interessanti da studiare in questo periodo è proprio come i tropici e le latitudini dove sta l'Italia si possono parlare. Una delle cose che stiamo studiando in questi giorni sono queste famose gocce fredde, di cui ogni tanto si sente parlare, che qua sono responsabili di fenomeni estremi, fenomeni piovosi estremi, che gli hawaiani chiamano piogge di Kona. Kona vuol dire da sud, meridionali, perché i venti che le portano sono venti meridionali, e questi sono fenomeni meteorologici molto simili, di fatto fanno parte della stessa categoria di quelle che portano i temporali estivi nella bassa padana. Ecco, per cui io sono interessato a cercare di capire come le dinamiche atmosferiche potranno variare in futuro, ma anche come funzionano oggi, perché anche se noi possiamo dire molto di quello che accadrà nei prossimi 50 anni, 100 anni, ci sono ancora tantissime cose che dovremmo cercare di capire nella circolazione atmosferica e nelle dinamiche su varie scale. Ecco. Se devo usare un aggettivo particolare, direi preoccupante. Ecco, non è ancora il momento di disperarsi, però è il momento di prepararsi e di cercare di pensare a come vogliamo che sia il mondo futuro. Se vogliamo un mondo che continua a consumare più di quanto è lecito e legittimo consumare, o se vogliamo un mondo, insomma, un po' più, tra virgolette, sostenibile. Che oggi, fra l'altro, riflettevo sul fatto che la parola sostenibilità è diventata un po' una parola che si usa dappertutto, però se noi parliamo con i nostri nonni, con le persone che vivevano nella bassa 50, 60, 70 anni fa, 100 anni fa, l'idea di sostenibilità, l'idea di avere un rapporto più alla pari con la natura e non un rapporto di dominazione, era una pratica quotidiana. I nostri nonni sapevano osservare i vari eventi meteorologici, sapevano capire quale vento avrebbe portato le piogge più estreme e sapevano
Io credo sapevano quanto si potesse prendere dalla Terra prima di causare dei danni. Penso che quindi quando noi pensiamo al futuro e quando pensiamo al futuro che vorremmo, in realtà secondo me noi che veniamo dalla bassa, in cui c'è una grande tradizione di guardare la natura, secondo me potremmo imparare molto anche solo guardando al passato, anche solo parlando con i nostri nonni e con gli anziani che si ricordano di un tempo diverso, di un tempo in cui si pensava all'ambiente circostante in modo radicalmente diverso da come pensiamo oggi. Anche se quelli che stiamo vivendo sono anni difficili, non è troppo tardi per evitare la catastrofe climatica, ma è necessario prendere azioni concrete adesso, come sottolinea il professor Torri, profondo conoscitore dei fenomeni atmosferici e delle nuvole. La parola d'ordine è cambiare stile di vita.